risorse finanziarie private pari a 70 milioni di euro saranno destinate attraverso lo strumento del Masterplan del Comune di Pescara relativo a Pescara Sud alla realizzazione del nuovo stadio di calcio. Il progetto preliminare relativo alla nuova infrastruttura sportiva redatto dalla società Progere è stato presentato questa mattina a Pescara nella sede del Comune alla presenza del Ministro per lo Sport Luca Lotti. In un momento in cui la finanza pubblica è soggetta a regole di rigore, esordito da Alfonso, non possiamo che salutare con favore il coinvolgimento in questa operazione di forze economiche private capaci di mettere in campo una bella iniziativa di responsabilità sociale e di impresa. Riteniamo, ha proseguito, che i valori di questa iniziativa siano almeno tre. In primo luogo, riusciamo in anticipo a prefigurare, senza attendere eventuali emergenze, la risposta ad un bisogno dettato dalla modifica delle regole da parte della FIFA in ambito di impiantistica. In secondo luogo, la valenza del progetto è data dal fatto che chi mobilita le risorse è il privato che dà copertura ad un investimento infrastrutturale che non ha nulla da invidiare alle altre operazioni infrastrutturali che la Regione sta portando avanti a favore degli abruzzesi. Il terzo valore, ha concluso D'Alfonso, riguarda quel tempo speciale che si destina alla pratica dello sport o alla fruizione degli eventi sportivi. Sorgerà inoltre una cittadella dello sport, nell'ambito della quale anche lo stadio Adriatico Cornacchia vivrà un'importante valorizzazione. Si è conclusa a Letto Manopello nel pomeriggio la visita istituzionale del ministro dello sport Luca Lotti, paese nel quale ha inaugurato il nuovo campo di calcio intitolato a Giuliano di Pietrantonio. La nuova struttura è stata realizzata in meno di 7 mesi con fondi regionali, circa 440.000 euro. Il risultato affetto da morbillo, il delfino della specie Stenella striata, i cui avvistamenti in Adriatico sono piuttosto rari, trovato morto lo scorso 12 ottobre sulla spiaggia del Molo Nord di Pescara. E quanto emerso dall'esame autoptico e dagli accertamenti condotti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in ogni caso, precisano gli esperti, al momento non si possono escludere la presenza di altri agenti biologici o l'accumulo nei tessuti di inquinanti. Si tratta del primo caso di spiaggiamento di un esemplare del genere lungo le coste dell'Abruzzo e del Molise dal 2014.